Oggi vedremo come montare correttamente un copertoncino che sia per camera d'aria o tubeless senza far danni e con estrema facilità. I copertoncini per camera d'aria, lo sappiamo, devono essere montati rigorosamente senza attrezzi, o per meglio dire, senza l'ausilio delle leve cacciacopertoni che servono solo ed esclusivamente per scalzare il copertoncino dal cerchio, non per montarlo. Altrimenti c'è il pericolo concreto di pizzicare la camera d'aria. C'è una tecnica, è abbastanza semplice, dopo la vedremo in azione. I copertoncini tubeless invece, mi rendo conto, possono avere una superiore difficoltà di montaggio. È una loro caratteristica, soprattutto per quelli stradali sportivi più sottili, sono rigidi. Riuscire a calzare quell'ultimo tratto, quegli ultimi 20 centimetri, può essere ostico. Per questo, molte aziende hanno immesso in commercio degli utensili specifici. Il loro sistema di funzionamento, che vedremo fra poco in azione, permette però di utilizzarli anche nel caso di copertoncini con camera d'aria, proprio perché non agiscono mai all'interno del copertoncino, ma lavorano sempre esclusivamente all'esterno. In realtà io ho sempre montato a mano, camera d'aria o non camera d'aria, non mi sono posto il problema. Un problema però c'è stato. Lo scorso lockdown, il primo a maggio, quando finì, alla mia prima uscita, un automobilista distratto decise di travolgermi. Nulla di fratturato, per fortuna all'epoca, una settimana di dolori lancinanti, scoprì di avere una lesione muscolare al braccio, lesione muscolare che non è ancora guarita, ho grosse difficoltà nell'utilizzo del braccio destro, ho grosse difficoltà, guarda caso, in un movimento specifico, quello che serve per montare i copertoncini. Per questo ho iniziato a esplorare la strada degli utensili appositi, ora che siano per tablets, come ho detto, conta poco, possono essere utilizzati anche con copertoncini con camere d'aria. Noi vedremo la prova pratica. Diversi montaggi. Vedremo un primo montaggio con un 700x25 stradale sportivo per camera d'aria rigorosamente a mani nude. Vedremo, ce l'ho qui, il montaggio di un 700x28 per camera d'aria utilizzando questo utensile qui, il Terrakei. C'è la recensione sul blog, nella pagina del video trovate poi tutti i link. È un valido aiuto soprattutto in inverno, mani fredde, pioggia, è difficile maneggiare. Gestisce gomme fino a 32 di larghezza. Poi vedremo il montaggio di un tubeless stradale 700x32. Utilizzeremo queste leve specifiche per gomme tubeless proposte da ProBike Gear, anche di questa c'è già la recensione e dimostrazione in video. Gestiscono facilmente gomme stradali fino a 32-35, oltre non si riesce ad andare perché l'apertura della pinza è un po' limitata, visto che sono per l'appunto indicate per gomme stradali. Gomme più larghe, come si fa? Abbiamo un altro utensile, è una pinza. Grazie alla sua superiore apertura riesce a gestire gomme a largo canale. Perché si gonfia a mano facilmente? Non si gonfia, scusate, si monta a mano facilmente. Ve lo spiego rapidamente. Ho qui una ruota a caso. Non è vero, è la ruota di Elester. Dunque, osserviamo l'interno del cerchio. La gola, la parte centrale, è sempre più profonda rispetto alla zona laterale, quella delle pareti del cerchio. Questo che cosa significa? Che la circonferenza interna è inferiore, è minore rispetto a quella di lavoro del copertoncino una volta montato. Minore circonferenza significa minore tensione, quindi il trucco qual è? Far scendere i fianchi del copertoncino esattamente al centro. In questo modo eliminiamo tensione e sarà facile calzarli a mano. Facile a dire, facile anche a fare però. Andiamolo a vedere. Poso la ruota, speriamo che non cada, se no devo ripetere tutto. È andata. Andiamo. Partiamo con il montaggio a mani nude di un copertoncino stradale 700x25 per camera d'aria, senza l'utilizzo di alcun utensile, così come deve essere fatto, e secondo la tecnica del massaggio che vi ho spiegato prima. Il trucco qual è? È semplice, l'abbiamo detto. Il cerchio all'interno, la gola, ha una circonferenza inferiore rispetto a lì dove il copertoncino andrà poi abbattuto. Facendo scendere i fianchi del copertoncino all'interno della gola, diminuisce la circonferenza, diminuisce la tensione. Io ho provveduto a montare quasi completamente il copertoncino, mi sono lasciato ovviamente solo l'ultimo tratto. Adesso sparisco col volto dalla camera perché preferisco che vi concentrate sul movimento. Copertoncino in tensione nel tratto da montare. Iniziamo così per tutta la circonferenza.
Un consiglio: la valvola, spingiamola all'interno, in questo modo diminuiamo ancora di più la tensione interna del copertoncino. A proposito di valvola, molti mi chiedono perché parto sempre dalla valvola nel montare il copertoncino, andandolo poi a montare completamente dal lato esattamente opposto, quando in realtà molto spesso sui manuali tecnici si vede una procedura inversa: si parte cioè dal lato opposto e si arriva alla valvola. In realtà è per la mia fissazione di centrare perfettamente la scritta con la valvola. Se lo facessi partendo dal lato opposto mi verrebbe sfasato, monterei il copertoncino anche 15 volte fino a che non mi troverei perfettamente allineato. Quindi parto direttamente dalla valvola e concludo dal lato opposto. Piccole fisime, chi è che non ce l'ha? Montiamo. Copertoncino in tensione, lungitura, tutta quanta. Vedete? Facilissimo. Adesso metto in tensione, stringo così, pizzico e dentro. Conservo la tensione e dentro. Ed ecco qua. Copertoncino montato completamente, in un attimo e senza utensili. Adesso copertoncino per camera d'aria 700x28 con utensile specifico Tarikei. Andiamolo a vedere. Utensile Tarikei, questo qui. C'è la recensione sul blog, nella pagina del video trovate anche il relativo link. È una sorta di pinza fissa, un uncino per arpionare il copertoncino, un lato che deve andare abbattuta sul profilo del cerchio dal lato opposto a dove dobbiamo calzare. Il copertoncino va infilato qui all'interno. Per questo è utilizzabile solamente con gomme di sezione ridotta 28, 32, 35 se stradali e morbidi non tassellati. È un valido aiuto soprattutto per strada, come ho detto, mani fredde, magari la gomma è bagnata, piove o altro, è difficile farlo a mano. Ci aiutiamo con questo, vediamo come funziona. Anche qui gomma quasi completamente montata, 700x28 per camera d'aria. Quindi, prima operazione, inseriamo la gomma all'interno dell'utensile, così. Bene. Vedete che automaticamente questo lato qui va abbattuta sul cerchio. Adesso dobbiamo arpionare il copertoncino da inserire. Ecco qua. Diamo sempre tensione perché comunque dobbiamo eliminarla, altrimenti nessun utensile ci aiuta. Lungitura. Lo sentiamo sotto le mani. Ok. Copertoncino in tensione. Agganciamo. E iniziamo a tirare. Lavorando al contrario per me è sempre un po' difficile perché per tenermi a fuori di camera non vedo esattamente dove vado. Ecco qua. Anche questo montato senza fatica e senza sporcarci le mani e soprattutto senza pizzicare la camera d'aria, perché questi sono attrezzi che mai vengono a contatto con la camera. Lavorano tutti in esterno come quelli che vedremo tra poco. Proseguiamo. Poso questa, andiamo. Altra gomma, altro utensile, copertoncino 700x32 tubeless, leve specifiche per copertoncini tubeless di ProBike Gear, anche di questo c'è la recensione sul blog completa, c'è anche un video che lo mostro in azione. Comunque qui facciamo un rapido riassunto: lato concavo che andrà abbattuta sul cerchio dal lato opposto a dove dobbiamo calzare il copertoncino, uncino che dovrà arpionare il copertoncino, stringiamo e tiriamo, semplicissimo. Inseriamo. Mi cerco il punto, ecco qua. Lato abbattuto sul cerchio, così può fare leva. Uncino che arpiona. Si vede? Bene. Gomma in tensione, altrimenti, come detto, non serve a niente. Andiamo. Muoviamoci lentamente lungo la circonferenza. Mi raccomando, attenzione, non deve mai perdere l'appoggio sul lato esterno del cerchio, altrimenti non farebbe leva, non avrebbe fulcro, non riuscirebbe a lavorare. Ed ecco qua, anche questo calzato in un attimo. Ultimo copertoncino, ultimo utensile. Poso anche questa ruota e andiamo. Gomma gravel 700x40, quindi l'utensile visto prima ProBike Gear non riesce a gestirlo, non ha un'apertura sufficiente, anche perché quello è destinato a gomme stradali. Per gomme più larghe, che siano gravel o mountain bike, c'è una pinza. Il sistema di funzionamento è lo stesso.
Lato concavo da mandare a battuta sul cerchio, uncino per arpionare il copertoncino, però la pinza ovviamente ha un'estensione maggiore e quindi può gestire gomme di sezione superiore. Prima operazione, mandiamo a battuta. Ecco qua. Dovrà andare a battuta sul profilo esterno del cerchio, lato opposto a dove inserire. Adesso dobbiamo arpionare il copertoncino, così controlliamo che sia battuto, altrimenti il lavoro è inutile. Manteniamo il copertoncino in tensione, già solita mongitura, in tensione, stringiamo, tiriamo, spostiamoci. Spostiamoci. Mi raccomando, mai perdere la battuta dal cerchio, altrimenti l'operazione è inutile. Attenzione perché ci siamo, dovrebbe sentirsi il tac fra poco. Eccolo qua. È andata anche questa, senza fatica, senza sporcarci le mani e senza farci male. Rapidamente le conclusioni. Andiamo. Abbiamo visto rapidamente come installare facilmente un copertoncino. Abbiamo visto un copertoncino per camera d'aria a mani nude. È semplice, dobbiamo pizzicare tutta quanta la circonferenza, far scendere il copertoncino all'interno della gola del cerchio, eliminiamo in questo modo la tensione, il copertoncino entra da sé. Abbiamo visto l'utilizzo di diversi utensili destinati, come detto, a gomme tubeless, possono essere tranquillamente utilizzati anche con copertoncini con camera d'aria. Abbiamo visto che lavorano tutti e tre all'esterno. Non vengono inseriti come si fa con le leve cacciacopertoni che non vanno mai utilizzate per montare un copertoncino, ma solo per smontarlo, e quindi possono essere utilizzate tranquillamente anche in presenza di camera d'aria. Quale scegliere? Ognuno ha le proprie esigenze, comunque molti marchi li propongono, il principio di funzionamento è praticamente analogo. Pinze come queste sono facilissime da trovare, come queste un po' meno. Dovrebbero arrivare, a quanto pare, dopo la recensione mi hanno comunicato molti lettori che non riescono a trovarle, non posso dirvi nulla sui tempi di commercializzazione. Questo qui, beh, questo è comodo perché puoi portarlo facilmente con te, da un lato funziona anche come cacciacopertoni, è piccolino ed è veramente un buon aiuto per strada. Anche queste possono essere facilmente trasportabili, entrano nella finta borraccia portattrezzi o in un borsino sottosella più grande. La pinza, beh no, la pinza è proprio utensile da officina, va sul pannello e là rimane. Non è propriamente da portarselo appresso, non è maneggevole. Comunque, a questo punto non avete scuse. Se vi becco un'altra volta a montare i copertoncini con le levette cacciacopertoni, vi cancello dal blog. Alla prossima!